Eccoci qua, scusate ancora per il ritardo, buongiorno. Mi chiamo Biagio Milano, sono un trader professionista ormai dal 97-98 e faccio questo lavoro qui. È un lavoro un po' particolare il nostro perché è un lavoro di psicologia prettamente, prima che di qualunque altro tipo di studio, è un lavoro di psicologia e insegno sempre quando faccio analisi tecnica ai miei allievi che la prima regola fondamentale per essere un vincente in questo lavoro è proprio avere un atteggiamento psicologico sul mercato molto rigido e quindi avere degli stop molto rigidi, avere ovviamente una preparazione tecnica tale che ti consente di fare delle buone operazioni, e così in questo modo si riesce comunque ad ottenere un buon risultato sempre lasciando spazio a poche perdite grazie proprio agli stop loss. Oggi analizzeremo gli indici proprio perché abbiamo avuto dei rialzi abbastanza importanti da aprile di quest'anno sino a questi livelli, e tutti si domandano giustamente, mi sentite bene? E tutti si domandano giustamente dove potremo andare nel prossimo futuro. Allora, intanto c'è da dire questo: io ad aprile del 2013 segnalai un importante rialzo sulla nostra borsa che avrebbe portato proprio il nostro indice verso l'area dei 19.500 punti, 19.496 come area segnalata, e grazie ad un'analisi di Gann fatta su un semestrale. Non era facile addivenire a questo risultato, però ho dato addirittura, per chi mi conosce lo sa, lo vede, l'ho scritto ovunque, addirittura sulle trasmissioni class CNBC l'ho detto in ogni occasione. Per chi mi conosce sa che lo studio di Gann è uno studio molto particolare e io ne sono abbastanza affezionato, per cui ho dato questo target, ho dato spazio, tempo, prezzo fine ottobre 2013, era aprile, non è facile spendere il proprio volto per dare un target così ambizioso quando ci trovavamo, se vi ricordavate, in area 15.000 e la situazione macroeconomica non era per niente semplice, eppure siamo arrivati esattamente dove era stato detto. E a prescindere da tutto, poi logicamente non è facile nel momento in cui tu fai degli acquisti in area 15.000 mantenere tutti questi acquisti effettuati per portarseli poi a 19.6. Però l'importante è avere un concetto di rialzo sul mercato, cioè mi spiego, com'è che si lavora sui mercati e com'è che si lavora sulla borsa per riuscire ad essere un vincente. Intanto bisogna fare un'analisi sul trend e quindi cercare di capire dove questo può arrivare, perché in relazione a quello poi un soggetto pone in essere delle operazioni finanziarie, quindi degli acquisti o delle vendite. Se una tua analisi tecnica ti porta ad evidenziare che probabilmente il mercato è in discesa, certamente farai più operazioni in short piuttosto che operazioni in long, giusto? Viceversa, se un mercato è chiaramente in una fase, o meglio, se tu ti aspetti da un'analisi tecnica che il mercato sia prettamente in una situazione di rialzo, logicamente puoi in essere più delle situazioni long e non delle situazioni short. Io ho avuto diversi battibecchi ovviamente sempre rispettosi con diversi colleghi che sostenevano che gli acquisti sui bancari che io prettamente e continuamente dicevo di effettuare quando eravamo in area 15.000 erano una follia. Invece alla fine i bancari, come avete visto, sono risultati i titoli più forti del mercato, ci hanno spinto verso 19.5, mentre gli altri titoli, soprattutto industriali, bene o male si sono fermati o hanno rallentato il loro corso, addirittura alcuni hanno cominciato a scendere. Se prendete un grafico di Luxottica è chiaro il rallentamento, è chiaro adesso lo stato di distribuzione in essere, ed è altrettanto chiaro che il mercato ha dedicato spazio ai finanziari piuttosto che agli industriali. Adesso ci siamo trovati in un punto però di equilibrio. In buona sostanza i titoli industriali che avevano già fatto la loro corsa precedentemente si sono fermati dando spazio ai bancari, ma adesso ci siamo trovati in una situazione di equilibrio. Il mercato ha recuperato parte delle perdite che sono state nel tempo lasciate perché abbiamo avuto un quinquennio, ma proprio un quinquennio di andamento negativo dei mercati. Nello stesso momento c'è stato un quinquennio di andamento positivo per altri mercati, no? Quindi noi ci troviamo in una fase in cui possiamo invertire la tendenza, e lo abbiamo già fatto da aprile 2013. Altri si sono trovati nella fase di uptrend, quindi sul top, e possono reinvertire la tendenza andando giù. E difatti, se vediamo l'America, tutto sommato dai suoi massimi non si è allontanata più di tanto, anzi non li ha neanche ritoccati questi massimi, ci è andata ancora vicino, mentre noi viceversa ci siamo fatti ben 4.500 punti, sfruttando questo trading range americano. E come vedete stamattina ho preso qualcosina perché
e un piccolo guadagno, sono 800 euro, perché ieri non ho potuto aprire molte operazioni importanti. Io ieri avevo segnalato un'area di importante supporto che era posizionato tra il 18.770 e il 19.035. Su questo livello molti dealer hanno raggiunto dei loro rispettivi supporti e lì siamo rientrati in acquisto. Ci sono alcune persone qui da in mezzo a voi che ricevono i miei segnali operativi, sanno benissimo che nell'area 19.4 e 35 avevo segnalato che il mercato era pronto per un ritracciamento importante di almeno 600 punti, non ne ha fatti 600, ne ha fatti 500 e rotti, ma comunque li ha fatti, e non si può essere poi precisi, bisogna dare una fascia di prezzo, no? E in questo momento il mercato potrebbe ritornare di nuovo a riprendere la corsa al rialzo, o quantomeno, secondo il mio punto di vista, adesso faremo un trading range abbastanza stabile tra una fascia compresa tra i 18.8 e i 19.6, per poi spingerci, e anticipo già ciò che voglio dire, nel 2014-2015 verso l'area dei 21.2, dove mi aspetto la fine del trend positivo in essere. È cominciato proprio ad aprile 2013. Se guardiamo un grafico degli altri indici invece, adesso analizzeremo il nostro SEMIB. Vi voglio fare vedere. Certo. Tu ti basi sull'analisi tecnica tradizionale, lo hai moderno. Allora, per analizzare gli indici, il signore mi chiedeva se io mi. Prova. Sì, mi chiedevo se tu ti basi sull'analisi tecnica tradizionale oppure sui tuoi modelli che hai sviluppato autonomamente. Allora, la domanda è corretta e ovviamente la risposta è molto semplice. Per un'analisi di lungo periodo non posso basare su il mio orientamento tecnico su semplici modelli, e devo prettamente guardare a Gunn, che è colui il quale mi ha sempre aiutato a fare un'analisi di lungo periodo. Io adesso ho provato per la prima volta ad analizzare il nostro indice ad aprile 2013 con un'analisi semestrale di Gunn. Se qualcuno mi ha seguito su Class negli anni precedenti sa che ogni volta che io sono intervenuto ho dato dei target ad un mese che poi si sono verificati. Qualcuno ricorderà quando a luglio 2012, adesso rispondo alla sua domanda precisa, io ho detto fine luglio, mi aspetto un mercato in area 15.2 verso la fine di settembre. Se vi ricordate, in quel luglio eravamo a 13.6, addirittura il governo tolse le aste dei titoli del debito ad agosto. Quando mi intervistò Giuseppe Di Vittorio dissi: guarda Giuseppe, sinceramente mi aspetto un mercato, Gunn mi segnala area 15.2 per fine settembre. Giuseppe mi disse: ma sei sicuro? Sono sicuro, ho detto, sono sicuro che il mercato di agosto sarà rialzo. Ecco, contro ogni previsione di ogni analista, persino del governo, il mercato da 13.6 arrivò a 15.2. Quindi per dire che il mio studio su Gunn funziona sempre a prescindere da ogni variabile macro, perché la borsa non è mai legata all'economia del momento. Quando ci si accorge che l'economia va male, quando i mercati cominciano a scendere, e quando ci si accorge che l'economia può avere dei punti di ripresa, al contrario quando i mercati cominciano a salire. L'altro giorno qualcuno mi diceva: ma cavolo, ma la borsa è arrivata a 19.6 e porca miseria, ma noi stiamo morendo di fame. Benissimo, legittima affermazione, però io gli ho detto: ma scusa, ma ti dimentichi quando nel 2007-2008 ci chiedevamo come mai la borsa crollava perché l'economia andava bene? Ecco, succede il contrario, cioè la borsa è completamente slegata da variabili macroeconomiche, sono anzi i mercati finanziari e quindi gli strumenti finanziari che poi influenzeranno le variabili macroeconomiche, non viceversa. Rispondendo alla sua domanda, le faccio vedere un grafico giusto per farle capire come i miei studi sono abbastanza difficoltosi. Qua è come se voi vedessi uno scarabocchio, cioè per me è chiaro, per voi magari è un po' uno scarabocchio questo qua. Allora, questa è l'analisi sul mercato fatta con strumenti invece abbastanza semplici. Ci sono tre medie mobili, ci sono i supporti e le resistenze statiche, che vi anticipo sono gli elementi più importanti per fare un'analisi grafica, e poi c'è l'analisi di Gunn. Ora, analizzare il mercato con Gunn non è facile, perché bisogna prima studiare bene Gunn, io forse ci avrò impiegato 4 anni per capire le sue teorie, e poi riuscire ad applicarle.
spiegarlo in 5 minuti non è veramente semplice, però posso dire che l'analisi tecnica che io evidenzio per fare un'analisi grafica e quindi di lungo periodo è sempre quella fatta con Gantt, che è colui il quale mi dà la migliore soddisfazione del caso. E se voi ci fate caso, io avevo un prezzo tempo a 19,6, 19,5, 19,4, 19,6 proprio per questo periodo qui, che era ottobre 2013, e la mia analisi è partita da aprile, sì, dovremmo essere qui, aprile 2013. Avevo segnalato proprio come fosse importante quest'area di prezzo che incrociava due fan di Gun. Dopodiché abbiamo ritracciato di nuovo, e guardate dove siamo andati a ritracciare, su una prima fan di Gun qui, la A1, e questa è la 0, e poi di conseguenza siamo andati su. Allora, Gun è veramente uno strumento meraviglioso, però per poter riuscire ad analizzare il mercato con Gun, chiaramente bisogna sapere e studiare prima e interpretare Gun. Non è facile, ma vi posso garantire che una volta capito il meccanismo con cui Gun interpretava i mercati, sicuramente non vi sarà difficile capire dove il mercato stesso può andare, o quantomeno dove trovo un'area di resistenza o di supporto. E se ci fate caso, l'ultimo setup di Gun qui me lo porta per aprile-maggio 2014 verso l'area dei 21,2, proprio dove segnalavo la fine del trend del rialzo. Quindi nel 2014 probabilmente Gun arriverà lì, però può darsi che il mercato sposti il suo prezzo nel tempo ad un target un po' meno ambizioso rispetto a questo. Ma adesso è ancora presto per analizzarlo, devo cominciare a fare analisi dai massimi adesso attualmente visualizzati, e poi nel tempo riuscirò a darvi risposta maggiore. La cosa che invece è prettamente utile per poter fare un'analisi grafica di breve periodo, e che io utilizzo spesso quando do i segnali operativi, sono i supporti e le resistenze statiche. Logicamente, la cosa più importante di tutti è il money management. Qualcuno dei corsisti mi sottolineava come io abbia una capacità di ottimizzare il money management in maniera incredibile, perché riesco a portare inutile ogni trade che io pongo in essere grazie proprio al money management. Il money management è la cosa più importante, e mi spiego che cosa io intendo per money management. Quando si fa un acquisto su un titolo, una vendita su un titolo, no? Qualcuno certe volte mi chiama, oppure mi manda un messaggio e mi dice: senti, io ho questo titolo qui, cosa ne pensi? Mi fai un'analisi grafica, mi dici dove potrebbe arrivare? Che dici, vendo o mantengo? Allora, in borsa non c'è mai un vendo o mantengo, ma ci sono, cioè non c'è mai il rosso e il nero, ma ci sono anche colori intermedi. Vendo un 50%, vendo un 60%, vendo un 40%. Cioè non bisogna mai prefissarsi una vendita completa, oppure un acquisto anche, soprattutto l'acquisto completo. Quando si entra in un trend, o comunque in acquisto su un titolo, e uno ha un portafoglio di 10.000 euro, non deve assolutamente vincolare tutti i 10.000 euro in quel titolo, anche se il segnale tecnico è chiaro, perché può succedere qualunque cosa, per cui in quel momento, se un soggetto non riesce a darsi uno stop loss rigido, anche con quell'entrata su quel titolo che magari è importante, può perdere dei soldini. Quindi è importantissimo determinare un buon money management, anche se uno ha una piccola cifra, non deve entrare ovviamente con tutta quella cifra in acquisto e in vendita sui titoli. E poi, come dico sempre io, lavorando sui nostri supporti e resistenze statiche, che adesso vedremo, no? Quando si lascia uno di questi supporti, uno di queste resistenze nel caso del rialzo, è chiaro che bisogna guardare a quello successivo. Che cosa significa questo? Che se ad esempio noi adesso lasciamo l'area dei 18,7 e 50, 18,7, che è un'area importante come supporto statico, allora vuol dire che andremo a riguardare l'area dei 18.000 punti, 18,040, va bene? Perché per tanto tempo abbiamo viaggiato nel range compreso tra i 15 e i 18.000, quindi 18.000 è diventato un supporto statico fondamentale. Allora, se noi nel futuro dovessimo rompere l'area di 18.000 ribasso, sarà veramente difficile non rientrare nel range di ribasso che ci riporterà a 15.000.
quindi si spera che quest'area per ora non venga intaccata. Nel frattempo, prego. Fibonacci non lo guardi minimamente negli stati, ci guardi solo i livelli proprio di prezzo fatti? Assolutamente, ma nemmeno i pivot. Allora, la domanda è legittima e rispondo sia sui Fibonacci che sui pivot. Allora, io faccio mercato dal 98, 97-98. Ho usato tutti gli strumenti possibili e immaginabili all'inizio, tutti gli oscillatori, tutto. Però poi dovevo purtroppo tirar fuori il cartellino rosso ed espellere gli oscillatori. È quello che non serviva, Fibonacci è uno di quelli che non serve, sì, come ritracciamenti probabilmente sì. Gan è fantastico, fantastico. Innanzitutto Gan che cosa ti dice? Ti dice, ed ecco perché uno può avere la, diciamo, la capacità visiva migliore rispetto a tutti gli altri con Gan. Gan cosa dice? Gan dice che per analizzare bene un titolo o un indice bisogna prendere un grafico di lungo periodo, non un grafico di breve. Addirittura qua c'è gente che fa analisi tecnica su un grafico a 5 minuti, ma come fai? Tu hai il breve periodo, il brevissimo, puoi fare scalping o trading intraday, ma non puoi fare, non puoi avere la visione del mercato. Quello che conta per avere un buon money management, una buona struttura per entrare sul mercato, per essere vincente, è avere una capacità di vedere lontano il mercato. Quindi come si fa a vedere lontano il mercato se non si guarda il passato? Il passato è quello che conta più di tutti, ok? Una volta segnalai un acquisto importante, dissi ragazzi, se arriva lì potete vendervi anche gli appartamenti e comprare questo titolo perché arriveremo su un prezzo importante. Segnalai 0,86 centesimi di euro come livello di ingresso fondamentale per Intesa San Paolo. Dove ho preso questo livello io? Adesso ve lo faccio vedere. Avevo tolto la chiavetta, scusate. Detto, ma non l'ho portato. Allora, non so se si vede bene perché il grafico è un po' purtroppo con sfondo bianco, ma sono dovuto andarmi a riprendere i grafici del 1988, 86-88, cioè sono dovuto andare indietro 30 anni per vedere cosa Intesa San Paolo avesse fatto in quel periodo e capire quali fossero i suoi supporti, le sue resistenze statiche. Mettetevi sempre in testa questo statico. Allora, io parlo di livelli statici dal 98. Quando per le prime volte Giuseppe Di Vittorio mi intervistava non riusciva a capire cosa intendessi per livello statico perché non si è mai discusso nei vari forum di livelli statici. Adesso noto anche con grande piacere che i miei colleghi cominciano a riparlare di questi livelli statici. Mi fa piacere perché significa che quello che io dicevo viene preso in considerazione come qualcosa di importante. I livelli statici di prezzo sono fondamentali per fare un'analisi grafica sui titoli, perché sono i livelli, e solo questi livelli, sui quali i titoli o anche gli indici vanno sempre a guardare nel futuro poi il target. Cioè, mi spiego, se noi tracciamo, quando vuoi, se noi tracciamo una... una linea. Allora, guardate questo grafico. Questo è il grafico di analisi su Intesa San Paolo. Non c'è nessun livello, non c'è nessuna trend dinamica. Vedete che non c'è nessuna trend dinamica? Io analizzo solo con le trend statiche. Ora io ad uno vi inviterei ad alzarvi, no? E a tracciarmi la trend dinamica. Da dove? Prego, da dove? Da qua, sì. Me la tracci? Bravissima, perfetto, giusto. Però se io ti dicessi che tu sei qua e questo futuro non lo conosci, come me la tracci la trend? Le trend dinamiche si possono tracciare bene solo a posteriori, mai a priori, mai. Voi non potete conoscere, prego. Però scusa, la media mobile stessa è una trend dinamica, bravissima, infatti ci stavo arrivando. Le tre medie mobili sono infatti le uniche trend dinamiche che io utilizzo per poter fare un'analisi grafica, mentre viceversa
Tutto il resto è, come dico spesso, purtroppo fuffa, nel senso che non serve a nulla. Anche gli oscillatori, qua ne vedete solo uno, e difatti io ne utilizzo solo uno, che riesce ad anticiparmi graficamente dove il titolo può andare a parare, cioè se è arrivato, e quindi di conseguenza può essere in fase di distribuzione, si chiama slow stochastic, se è arrivato e quindi può essere in fase di distribuzione, e a quel punto logicamente io tendo più che altro a o rimanere flat o porre delle posizioni in essere short, piccole. Allora io, a prescindere da tutto, odio lo short, è una questione proprio a pelle, cioè non lo sopporto, non lo sopporto, ma è anche una questione matematica. Allora, lo short innanzitutto è gravemente pericoloso, se uno non ha uno stop è gravemente pericoloso, perché spesso conosco persone che sono rimaste incastrate su titoli, ma un titolo quando va a salire ha praticamente una posizione di salita che tende ad infinito, perché ipoteticamente un titolo può partire da 0,001 centesimo, no? E arrivare a 3 euro, avere fatto quindi il 30.000%. Quindi se tu non ti sei stoppato, no? Hai perso il 30.000%, rispetto, a parte che la banca può chiudere le posizioni, però voglio dire, lo short ipoteticamente ha perdite infinite, no? Se uno va long su un titolo che quota un euro e ci mette 10.000 euro, la sua perdita è 10.000 euro al limite, finisce lì. Però lo short ovviamente, per una questione, stavo dicendo, di logica matematica, ha anche la sua importanza, perché... dal punto di vista del trading è il migliore del long, perché quanto c'è per arrivare da 10 a 5 in termini percentuali? Quanto c'è? Il 50%. E si percorrono quanti euro? 5 euro. E da 5 a 10 quanto c'è in termini percentuali? Il 100%. E si percorrono sempre 5 euro. Quindi vuol dire che bisogna fare più strada per ottenere lo stesso identico risultato. Per cui è naturale che lo short, soprattutto dagli age, è preferito al long. È chiaro che quando si instaura un trend long, anche gli age si pongono in long e si finisce lì. Adesso vorrei analizzare con la collega il nostro indice e il DAX, perché in molti si sono chiesti dove potrebbe arrivare il DAX. E ho ricevuto numerose mail per analizzare questo DAX di gente, ecco, vedete quanto è importante lo stop, gente non si è stoppata a 8.500, 8.600 di DAX. Allora, se il DAX rompe il massimo, è naturale che rompendo un massimo storico ha uno spazio di crescita che non possiamo conoscere se non con un'analisi grafica di trend dinamiche in questo caso, ma mi aiuta sempre Gallo. Però è chiaro che lì bisogna stopparsi, è un po' come quando Enel lasciò i 2 euro e 83, che erano i minimi storici, no? Furono i minimi storici che portarono Enel, poi Enel la vedremo, ha fatto un rettangolo e quel rettangolo è stato ripercorso al ribasso. È chiaro che Enel doveva scendere, non si poteva entrare long alla rottura del minimo storico, come non si può entrare short alla rottura dei massimi storici, d'accordo? Perché è chiaro che prima o poi il DAX crasherà, ma quando succedono delle situazioni grafiche di questo genere, i mercati non ragionano più, comincia l'euforia, così come comincia il panico quando si scende, e comincia a risalire ancora su quote più importanti. Iniziamo dal DAX? Sì, ok. Io non ho linea, c'è un wire, credo che sia questa, giusto? Se no metto la chiavettina. Ok, allora un secondo, metto la chiavetta. No? Allora il problema è che non ho idea di quale sia il wireless qua. Qualcuno può aiutarmi? Perché sono praticamente con la piattaforma ferma. Non c'è connessione? Non ho connessione. Sì. Forse adesso c'è. No? Andate via.
grazie. Con questo tramite cavo, non tramite web adesso. Non è Ethernet. Allora, scusate, faccio prima a chiudere e riaprire. Allora, mi è concesso 2 minuti ancora? Volevo fare 2 chiacchiere. Direi, vai avanti un po', ok? Benissimo, vado avanti allora, ok. Per farvi capire com'è importante l'analisi di lungo periodo, guardate per esempio questa qui, questa fu una previsione sull'oro. Io su un forum importante, il forum di Finanza Online, che è uno dei più importanti per quanto concerne la finanza in Italia, scrissi attenzione all'oro, attenzione a comprare l'oro. Eravamo, vedete qui la data, eravamo il 26 agosto del 2011, l'analisi sull'oro mi aveva dato un target a 1200 punti. Lo vedete questa data qui, 26 agosto 2011, scrissi attenzione perché vi ridurrete male a comprare oro a 1800 dollari. Sui forum dovete sapere funziona un po' maluccio la cosa, nel senso che purtroppo c'è gente con la possibilità di iscriversi senza avere un nome e lì partono i diversi insulti tra virgolette. Bene, cosa è successo poi da agosto? Allora, intanto sempre a agosto 2011 dissi che secondo me l'oro arrivava a sotto i 1200 dollari l'oncia, eravamo a 1830 in quel momento, no? E l'oro da 1800 era arrivato a 1830 e secondo l'oro arrivava a 5000. Bene, no, per farvi capire quanto è importante avere anche la cultura finanziaria, cioè sapere dove si investe, sapere come si investe, in che cosa si investe e perché si investe in quel mercato. Bene, questo è il grafico dell'oro. Da quando io segnalai agosto 2011 l'oro che era a quotazioni eccessive, lo vedete, questa è esattamente la data, ci siamo ritrovati sotto i 1200 come dicevo, vedete è andato sotto un po', e nell'arco di un annetto, quindi avevo avuto ragione, no? Nel long term. Vi faccio vedere un'altra previsione, ce ne sono tante, Questa è su Telecom. Io Telecom è difficile che la faccia, molto molto difficile, perché è un titolo che non considero di grande qualità. Io solitamente quando faccio trading sui titoli lo faccio perché qualcuno giustamente mi tirerà i pomodori per quello che ho detto, però Telecom veramente è una società molto indebitata, così come lo è Enel, ed è in essere un sistema di concorrenza sia per Telecom che per Enel, e purtroppo non li porterà mai più sui loro massimi, ma nemmeno sulle loro medie dei massimi purtroppo. Però, allora qui segnalai questo titolo, per me non ha grandi qualità, l'ho segnalato con questo range di prezzo 0,47-0,468 con target prima 0,53-0,55 e poi avevo detto una volta rotto questo livello 0,53-0,55 alla fine andrà verso 0,68-0,70. Inutile dirvi come cosa è avvenuto, qua è quando ho segnalato il titolo 18 luglio, guardate dove è andato dopo un po', esattamente a 0,55, vedete? Poi è tornato indietro di nuovo sul mio supporto, ok? E poi di conseguenza quando alla fine ha rotto quest'area che io consideravo un'area di congestione fondamentale per arrivare verso 0,70, dopo neanche qualche mese, due mesi e mezzo, è andata a 0,70, addirittura è andata oltre 0,70, però il mio target è stato rispettato. Queste sono tutte analisi fatte sempre con Gamma. Ricordatevi che comunque per poter stabilire che quel mio supporto 0,468 era un supporto fondamentale, io sono dovuto andare indietro nel tempo di circa 20 anni, pure qui. È sempre l'analisi di lungo periodo che vi offre la migliore visione grafica del futuro del mercato. Non c'è futuro se non si guarda al passato, è sempre così. Nel breve anche un grafico di 5-15 minuti non ha senso. Ha senso per fare trading,
di brevissimo, quello che volgarmente si chiama scalping, che ormai non si può fare più, si è ridotto ad essere un trading intraday. Con trading intraday si possono usare i livelli di supporto e di resistenza statica per fare un buon movimento sul mercato. Ma mai si può capire dove va il mercato o il trend del mercato. Mai. L'ultima, e poi non vi annoio, questa era su Enel. Su Enel scrisse, attenzione ad Enel, 24 aprile 2013. Perché purtroppo Enel, rispetto agli altri titoli, cioè mentre sul mercato avevo fatto un'analisi long term da aprile, su Enel ho detto attenzione perché da questi livelli, era 2,90, il titolo è pericoloso e potrebbe scendere su livelli veramente importanti. Tempo di dirlo. E questo è ciò che accade su Enel, esattamente due giorni dopo comincia una fase di distribuzione e da lì se ne scende giù ben sotto i 2,35 euro. Quindi in buona sostanza quello che conta sempre sui mercati è fare un'analisi long term. Se noi prendiamo il grafico dell'indice DAX, ops, ho sbagliato, analizzato con una struttura semplice di Gann, io posso notare che ancora c'ha una possibile fase di crescita che lo potrebbe portare verso l'area dei 9200 punti. Secondo me sarà proprio la fascia 9180-9210 a terminare la fase di rialzo del DAX che ormai dura da troppo tempo. Questo potrebbe significare che anche il nostro buon Dow Jones, preferisco il Dow Jones allo Standard & Poor's 500, è una questione mia, personale, mi trovo meglio, è più pulito, spesso e volentieri i movimenti, se voi guardate i due grafici, Dow Jones e Standard & Poor's 500, e vi consiglio di farlo, e li sovrapponete, vedrete che spesso il Dow Jones anticipa, seppur di poco, anche con il suo oscillatore, che è sempre quello, il fast stochastic e lo slow stochastic, anticipa un movimento di rialzo e di ribasso che sullo Standard & Poor's 500 si verifica subito dopo. Quindi non andiamo dietro alla massa, lasciate stare quello che guardano gli altri, tutti quanti si fissano con lo Standard & Poor's 500 e via come le pecore. Guardate il Dow Jones, fate come vi dico, vedrete se vi trovate meglio o meno, altrimenti fate un passo indietro, ci aveva torto quel cretino che parlava quel giorno. Però vi dico, fate come vi suggerisco, poi prego. Quindi Massimo, vedete, scusate, sul DAX. Il DAX per me avrà un massimo intorno a 9.200, questo è un'analisi che io ho portato avanti con Gann, ma in maniera molto semplice. Se osserviamo ciò che succede sul nostro DAX, qui potrebbe essere raffigurata anche una piccola pennant, vedete? Scusate, flag, vedete? Quindi potrebbe essere configurabile come una flag, anche se i volumi purtroppo non mi confortano, però sugli indici i volumi purtroppo hanno una situazione di relatività sulle flag e sui pennant, poi spiegherò meglio perché fa casino. In ogni caso, se vogliamo anche osservare questa figura grafica non con Gann ma come una semplice figura, quale per esempio potrebbe essere la flag, potremmo osservare che questo punto è il punto di partenza dell'asta della flag e la conclusione dovrebbe essere esattamente l'area dei 9200 punti. Lascio la parola alla mia collega. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Nadia Gregorini, tra l'altro stanno arrivando delle domande dal forum per Biagio, per cui faccio un attimo una pausa per parlare dei prodotti che possono essere utilizzati per sfruttare i segnali operativi che Biagio dà. Poi nel frattempo magari Biagio, se ti leggi le domande del forum che sono numerose, poi diamo un po' di risposte. Perché dovete sapere che siamo anche in live su Finanza Online in questo momento. Allora, io vi dicevo, mi chiamo Nevia Gregorini, sono di BNP Paribas, Corporate Investment Banking, e mi occupo in particolare di certificati di investimento e di leva fissa, di cui vi volevo parlare oggi. Ok. Allora, cosa sono i leva fissa e perché vi parlo di analisi tecnica e poi di leva fissa? No,
Ok, allora, Biagio ci ha fatto vedere un po' di analisi sul FTSE MIB, sul DAX, poi andrà avanti. Come possono essere sfruttati questi segnali operativi? Allora, possono essere sfruttati anche acquistando dei leva fissa. Cosa sono i leva fissa? Sono degli strumenti, dei prodotti di investimento, in particolare sono certificati, che replicano la performance dell'indice sottostante moltiplicata al rialzo o al ribasso per una leva di 5. Quindi consentono, diciamo, di moltiplicare il nostro risultato. I nostri, in particolare quelli di BNP Paribas rispetto a quelli dei nostri concorrenti che magari conoscete, hanno una caratteristica peculiare, che è quella di avere i future come sottostante. I future, poi lo vedremo meglio, sono una garanzia di trasparenza e di liquidità. I nostri concorrenti, per capirci, usano degli indici sintetici. I leva fissa sono leva fissa giornaliera. Perché dico giornaliera? Perché la leva fissa è costante, è più 5 o meno 5 durante la giornata di negoziazione. Alla fine di ogni giornata di negoziazione avviene un restrike, per cui la leva viene ricalcolata dal giorno successivo. È possibile investire anche una quota molto piccola del portafoglio in questo tipo di strumenti, anche solo per fare una piccola scommessa. Infatti è possibile acquistare anche solo un certificate, e tenete presente che il prezzo di emissione sono 100 euro. Sono quotati in borsa sul segmento SEDEX, e quindi la liquidità è garantita da BNP Paribas, che è il market maker. La caratteristica, diciamo, questa, la nostra gamma è questa. Diciamo, noi in questo momento abbiamo scelto di andare sugli indici, quindi abbiamo FTSE MIB, DAX ed Eurostox, sia al rialzo che al ribasso. La caratteristica peculiare dei nostri, come vi dicevo, è quella di utilizzare come sottostanti i future. In particolare, per quanto riguarda il FTSE MIB, utilizziamo appunto future quotati sul leader. Per quanto invece riguarda leva fissa su DAX o Eurostox, utilizziamo i future quotati su Eurex. Perché questa cosa vi dico che è molto importante? Perché voi avete la tranquillità che noi non utilizziamo un indice sintetico, ma utilizziamo dei future che sono utilizzati da operatori professionisti che hanno una grande liquidità, che sono molto trasparenti. In particolare noi utilizziamo sempre, diciamo, il contratto future più vicino, che è più liquido. Se vi posso dare, diciamo, una misura, ecco, voi sapete che il mercato più grande per i certificati è la Germania. In Germania l'85% dei leva fissa che vengono scambiati sul mercato hanno come sottostante proprio future, non indici sintetici, proprio perché gli investitori tedeschi sono molto attenti a questo aspetto, diciamo, della trasparenza e della liquidità. Ci sono altri vantaggi nell'utilizzare i future, in particolare è molto facile vedere la quotazione è disponibile sui principali info provider, andate su Bloomberg, andate su Reuters. Il future incorpora i dividendi, quindi anche in caso di stacco di dividendi, diciamo, anche il prezzo del certificate è molto trasparente. Il leva fissa hanno una durata di 5 anni, voi sapete che i future hanno una durata molto più breve, tendenzialmente 3 mesi. Ogni 3 mesi in gergo si dice che si fa il roll, quindi si vende il future vecchio e si va sul future nuovo. BNP Paribas, proprio per essere più prudente possibile e per minimizzare al massimo possibili frizioni, fa questo passaggio 3 giorni prima della scadenza. Comunque sia, i costi per gli investitori di questi roll sono zero. Per che cosa si possono utilizzare i leva fissa? Allora, ci sono due alternative. Si possono utilizzare per fare un trading di brevissimo periodo, molti li utilizzano proprio nell'intraday per fare una scommessa e provare a moltiplicare, diciamo, le performance, oppure si possono utilizzare come copertura dei portafogli. Io quello che osservo sul mercato, quantomeno sui nostri prodotti, è che il long, diciamo il leva fissa al rialzo, viene utilizzato molto come scommessa, soprattutto nel giornaliero. Mentre quello che noto è che il leva fissa al ribasso viene utilizzato come viene tenuto per più giorni, e quindi immagino che venga utilizzato come copertura dei portafogli. C'è una cosa da sapere sui leva fissa, che è, diciamo, un punto di attenzione.
si chiamano leva fissa giornaliera. Perché? Perché la leva è fissa solamente nel corso della singola seduta di borsa. È un effetto semplicemente matematico. Ogni giorno, alla fine della seduta, alle 17.30, avviene il restrike. Quindi, vi porto un esempio, diciamo, numerico, così capite meglio. La leva è fissa durante la giornata, quindi se poniamo al giorno 0 il nostro indice quota 100 e la performance durante la giornata è di più 0,50%, il mio leva fissa nella giornata moltiplicherà questa performance per 5, quindi alla fine avrò 102,50 euro. E questo avviene effettivamente in ogni giornata, se seguite le righe. Se però io vado a calcolare, a confrontare la performance del mio leva fissa su 5 sedute di negoziazione rispetto alla performance dell'indice, vedo che non è esattamente il per 5. Ora, questo effetto, che si chiama compounding effect, può andarmi a favore o può andarmi a sfavore. Questo è il caso favorevole, tendenzialmente mi va a favore quando, diciamo, il movimento del mercato è nella stessa direzione. Quando è che mi va a sfavore? Vediamo l'altro esempio. Mi va a sfavore quando il movimento dei mercati magari sono bruschi e soprattutto sono in direzioni diverse. Un giorno fa più 2,5, l'altro giorno mi fa meno 2,5. In questo caso, vedete, l'indice ha fatto meno 3,87, non è il meno 3,87 moltiplicato per 5, è meno la performance. Qual è diciamo, il confronto rispetto ad altri prodotti di investimento? Qualcuno mi chiede, ma qual è la differenza ad esempio rispetto ai leva fissa, agli ETF a leva o agli ETF short? Ci sono due principali differenze. Allora, la prima è l'aspetto fiscale. Voi sapete che gli ETF consentono solo in piccola parte di compensare le minusvalenze, mentre i leva fissa, che sono certificati, sono considerati redditi diversi, e quindi vi consentono di compensare eventuali minusvalenze pregresse. Ad esempio, se voi avete delle perdite in portafoglio derivanti da vendita di azioni, potete con queste compensarle. L'altra differenza è la leva, cioè gli ETF hanno al massimo una leva di 2, invece leva vi consentono una leva fino a 5. Qual è invece la differenza rispetto ad altri prodotti? Beh, rispetto ai mini future, rispetto ai leva, o scusate, rispetto ai turbo, la differenza è che la leva è fissa e non è variabile e non ci sono dei meccanismi di stop loss. La differenza invece rispetto ad altri contratti derivati, vabbè, questo è chiaro, non ci sono margini di garanzia, la perdita massima è quello che avete investito nelle leva fissa, non potete perdere più di quello che avete investito. Quindi diciamo, sono prodotti che possono essere abbastanza interessanti. Vado brevemente a farvi vedere la formula, che è molto semplice. Questa è la formula alla base del leva fissa, è la leva, quindi più 5 o meno 5, per la performance del future nel giornaliero. Ed è proprio questo meccanismo di restriking giornaliero di cui vi parlavo che consente di mantenere la leva fissa. Sulla base di quale valore viene fatto il restrike a fine giornata? Tendenzialmente rispetto al valore delle 17.30. Allora, per quanto riguarda il FTSE MIB, si prende il primo trade fatto al 17.30 sul future. Per quanto riguarda Eurex, quindi il DAX e Eurostox, si prende il cosiddetto daily settlement price, che nella sostanza è molto simile, è la media delle 5 transazioni che avvengono tra le 17.29 e le 17.30. Quindi da quel prezzo che viene, diciamo, fotografato, viene poi rifatto il calcolo il giorno successivo. Questo è l'aspetto fiscale, vi ho già un po' parlato dell'aspetto fiscale. Vi parlo invece del meccanismo di reset. Allora, qui parliamo più che altro di un esempio da libro di scuola, cioè cosa succede nel caso in cui l'indice abbia un calo mostruoso, addirittura qua abbiamo ipotizzato 18%, nel caso in cui abbia un calo così grosso, non è mai successo nella storia, ci sarebbe un momentaneo blocco dei prezzi e il reset automatico. Quindi il reset non avverrebbe a fine giornata, ma nel durante. Questo perché? Per evitare che si perda più del valore dell'eva fissa. Però ecco, questo diciamo è più un'ipotesi di scuola che altro. Vi volevo dire che i leva fissa
li potete controllare con le quotazioni in tempo reale sul nostro sito che si chiama prodottidiborsa.com. Lì vedrete tutti i nostri prodotti, non solo i leva fissa ma anche tutta la gamma dei certificati. La cosa interessante è che potete vedere non solo le quotazioni dei nostri prodotti ma anche le quotazioni dei tempi dei sottostanti in tempo reale, i grafici e soprattutto l'analisi tecnica. Quindi noi abbiamo gli analisti come Biagio ad esempio che ci fanno l'analisi tecnica giornaliera di FTSE MIB, DAX ed Eurostox. È possibile riceverla, ad esempio tutti i giorni nella propria casella di mail, iscrivendosi alla nostra newsletter che si chiama Borsa in Diretta. Abbiamo una sezione che è nuovissima con i dati in tempo reale, quindi anche solo per questo può essere un motivo per andare a guardare il nostro sito, sia diciamo delle borse estere che della borsa italiana. Finisco facendovi vedere un po' quella che è stata la performance dei nostri leva fissa rispetto all'indice. Vi dicevo che il leva fissa è fissa solo nel giornaliero. In realtà se guardiamo questo grafico verrei un po' smentita, nel senso che per un caso in realtà vengono molto simili le performance. Il FTSE MIB ha fatto più 12% da giugno. L'ho calcolato da giugno semplicemente perché noi abbiamo emesso i nostri prodotti a maggio, mentre il leva fissa effettivamente in questo caso ha moltiplicato le performance per 5, quindi siamo arrivati a una performance del 60%. Nel caso invece del DAX invece vedete che il DAX ha registrato una performance dell'8,42% da giugno, il leva invece ha registrato una performance del 30%. Vedete, in questo caso il compounding effect ha avuto il suo effetto. Vedete, il DAX ha avuto un andamento molto più erratico e questo ha avuto il suo effetto. Comunque sia, diciamo, un ottimo risultato per chi l'avesse avuto in portafoglio. Prego. Come mai non ha, cioè, allora, per l'esempio dell'indice italiano alla fine la performance è stata esattamente 5 volte tanto. È un caso. E quello, ma invece no, perché a me verrebbe da pensare che riflette perfettamente questo riprezzamento quotidiano che voi fate dello strumento. E allora mi aspetterei la stessa cosa anche per il certificato tedesco. Non ho capito perché nel caso tedesco non c'è questa... Torniamo indietro a questo. Questo sarebbe un po' il caso tedesco, no? Diciamo, se lei nota, la leva fissa è effettivamente fissa nel giornaliero, quindi poniamo il giorno 1, l'indice registra una performance dell'1,5%, quindi moltiplicata per 5, partendo da 101,50 arriva a 107,50. In tutto l'indice ha avuto una performance del -3,87%, però se lei lo confronta, nel periodo, se lei va a calcolare, arriva a meno 20, non a meno 24% come dovrebbe essere. Perché? Perché chiaramente quando c'è un andamento molto erratico, quando fa più 2,5, meno 2, più 1, è più difficile recuperare. Mi spiego? Cioè quando i segni sono di differente natura, è semplicemente un effetto matematico. Si potrebbe fare anche un prodotto di investimento diverso, la scelta è stata questa proprio per dare la sicurezza all'investitore di avere una leva fissa almeno nel giornaliero. Chi non vuole avere una leva fissa ma preferisce avere una leva variabile va su altri prodotti, va ad esempio sul turbo che non ha una leva variabile. Poi un'altra domanda un po' cattiva, per quale motivo uno dovrebbe comprare il vostro strumento piuttosto che un CFD offerto da un broker tipo CMC che replicano comunque questo indice con loro strumenti sintetici, cioè per quale motivo dovrei prendere il vostro? Allora guardi, se lei conosce un pochino i CFD sa che sono un prodotto molto diverso rispetto ai prodotti che sono quotati su Borsa Italiana. Questo è quotato su Borsa Italiana, deve seguire delle regole molto stringenti, dobbiamo garantire determinati spread nella lettera, i nostri spread tra l'altro sono molto stretti, sul FTSE MIB se lei guarda sono nell'ordine dello 0,50 bips, non possiamo essere assenti dal book per più di tot periodo salvo multe dalla Borsa Italiana, è un mercato che è molto più trasparente, molto più regolamentato, non per niente. Ad esempio le dico, ho scoperto ultimamente che i leva fissa vengono comprati anche da istituzionali, ci sono delle gestioni patrimoniali che magari non possono comprarsi dei derivati, vanno a comprarsi proprio i leva fissa come strumento di copertura e non vanno a comprarsi CFD. Mm.
applica la Tobin Tax a questi certificati? Si applica la Tobin Tax in questo momento, e veramente parliamo di pochissimi centesimi. Se volete andare a vedere, diciamo, c'è un documento fatto molto bene sul sito della CEPI che spiega esattamente quanti centesimi per nominale, ma veramente parliamo di una cifra ridicola in questo momento. Allora, se non ci sono altre domande, magari lascerei finire Biagio. Poi sono qua a disposizione se... Eccomi. Allora ragazzi, sono arrivate due domande. La prima è rivolta ad Intesa San Paolo e adesso rispondo su Intesa. C'è qualcuno che segnalava una posizione short su Intesa da 1,60 e si chiedeva che cosa fare su Intesa. Allora, intanto Intesa San Paolo, bisogna prima di ogni cosa rimproverare questo utente. Perché? Perché Intesa San Paolo per diverso tempo, adesso prendo un grafico long term, è andata al test di questa fascia che era importantissima, l'area 1,65. Vedete nel passato quante volte 1,65 l'ha trattenuta Intesa San Paolo dallo scendere ancora di più? Si vede bene qua, guardate. Allora, vedete questo livello qua? Livello 1,65 nel passato è stato trattenuto e l'ha respinto, dopodiché quando è scesa e crollata sotto e ritornata su, la prima area che è andata a vedere di nuovo è l'area 1,65. Vedete? Che erano minimi precedenti qua. Questo ricordatevi che è un grafico maxi, cioè qua si sta parlando di 10 anni, forse 8 anni, non so, adesso qua siamo a 5 anni, 2008. Ok, quindi ha ancora più importanza un supporto statico di questo tipo, così come c'è importanza questo supporto qui, che è diventata resistenza, perché per più volte è stato visto 1,65. Quando poi, ripeto, nel futuro è andata a crollare Intesa San Paolo ed è ritornata su, la prima area che è andata a vedere era proprio questa fascia, perché nel passato l'aveva trattenuta. Quindi area 1,65 era diventata fondamentale. Questo significava che la prossima volta che l'avrebbe si sarebbe avvicinato e l'avrebbe bucata, doveva assolutamente scattare lo stop loss, perché i prossimi target che avrebbe visto in testa sarebbero stati area 1,78 sicuramente, e poi successivamente la fascia di area 1,88, 1,91,5, dove Intesa San Paolo ha tra l'altro da chiudere un gap. Nel corso dei prossimi 2-3 mesi, se il mercato dovesse subire un andamento negativo, adesso cercheremo di capire se può avvenire un discorso del genere, allora Intesa San Paolo potrebbe ritornare nella fascia degli 1,65. Questo potrebbe accadere qualora, per esempio, il nostro mercato potrebbe rientrare nell'area di prezzo dei 18.000 punti. Difficilmente il nostro mercato, come ho già detto prima, lascerà i 18.000 punti, perché se dovesse lasciare i 18.000 punti il mercato si reinserirebbe in un range di prezzo negativo e quindi in un trend, un andamento negativo per i prossimi 2 anni. Viceversa, mi sembra opportuno ricordare che, essendo stata la fascia di prezzo 15-18.000 testata per diverso tempo, ha fatto da trading range, si è costruito un rettangolo. Questo rettangolo, logicamente, una volta rotto al rialzo, quindi rotta la fascia dei 18.000, dovrebbe vedere innanzitutto la metà del rettangolo, che infatti è stata percorsa, 15, 18, 3.000 punti, 3.000 punti diviso 2, 1.005, dove siamo arrivati dopo i 18, 19.5. Due cose: uno, segnale di gun che mi portava a 19,5, 2, rottura di un trading range, di un rettangolo di prezzo di 3.000 punti, e di conseguenza ripercorre senza ombra di dubbio la metà dello stesso. Dopodiché la conclusione del trend dovrebbe essere la riproposizione del rettangolo a rialzo che mi porta verso la fascia dei 21,2. Questo a prescindere da ogni situazione macroeconomica, perché, come ho già detto prima, la macroeconomia c'entra tanto e non quanto. Ciò non toglie, tornando ad Intesa San Paolo,
e tornando al nostro indice, che alcune variabili e situazioni, tipo per esempio situazioni, non lo so, improvvise, governative o di altro genere, potrebbero fare ritracciare il mercato proprio fino al test dei 18.000, 18.040. A questo punto non è difficile rivedere Intesa San Paolo nella fascia 1.65, 1.62, 1.65, dove sicuramente ricoprirei lo short. Se la posizione di short è stata aperta con quantitativo limitato, la preoccupazione è minima, e se c'è la possibilità di fare una media dello short, suggerisco di aprire ulteriori posizioni short in area 1,91,5, ma con stop rigido sulla fascia 1,93-1,93,5. Perché anche in short si possono aprire posizioni di media, non è vero che non si possono aprire, la cosa importante però è sapersi stoppare. E qui veniamo al money management e come si costruisce un portafoglio in money management. Quando io do i segnali operativi ai miei utenti, e i miei utenti ormai lo sanno benissimo, io suddivido il capitale in percentuali, mi spiego meglio. Intanto non facciamo mai titoli liquidi, non esistono per noi titoli liquidi. Per quanto mi riguarda, io faccio prettamente 4-5 titoli massimo, più il nostro FIB, ma non come FIB, ma come mini futures. Perché il mini? Perché è più gestibile. Perché gli utenti non hanno tutti un capitale capiente di 200-300 mila euro per poter fare i FIB, hanno un capitale piccolo. Allora, quando ci si muove su un FIB, ecco perché bisogna essere intelligenti e capire dove potersi limitare e dove poter andare per poter fare trading a seconda del proprio capitale. Allora, gli utenti non hanno un capitale elevato, giustamente, può capitare l'utente che ha un capitale elevato. E allora, in quel caso, quando io do il mio prezzo d'ingresso, e adesso spiegherò come, per esempio dico entriamo col 20% di generali, se per un utente quel 20% possono rappresentare 5.000 euro, per un altro utente possono rappresentare 30-40.000 euro. Ecco, in questo senso l'utente, a seconda della capienza del suo capitale, farà il suo buon money management. Vedete, parlo di percentuale di ingresso, ma non è soltanto questo un buon money management. Cosa deve fare un utente che deve... come dire, razionalizzare il suo capitale e soprattutto deve fare un trading che gli porta profitto? Deve fare così, deve crearsi un buon portafoglio di 2 o 3 titoli, e consiglio titoli liquidi e titoli di qualità, per esempio una buona Generali, una Intesa San Paolo, una Mediaset, oppure ad esempio Enel o Eni. Non andate su titoli liquidi o comunque che possono crearvi delle situazioni di difficoltà. Per esempio io a 2A, se qualcuno mi chiede quanto quota 2A, non lo so nemmeno, ma non la faccio, perché è un titolo così liquido che se il mercato accelera al ribasso, in 3 minuti mi fa meno 3, 3 minuti, e mi porta il book a non avere più il denaro sufficiente per poter chiudere l'operazione. O lo spread nel book si allarga così tanto che diventa difficile chiudere una posizione. Quindi io a questi titoli sicuramente preferisco i titoli liquidi. Scusate, apro virgolette, un'altra cosa che mi ha fatto cambiare la visione del mercato da trading range a long è stato quando sui book, io spesso non visualizzo i book, non li guardo i book, perché ormai si fa trading sui grafici, non si fa trading sul book. Io se vedo 2 o 3 milioni di lettere su Intesa San Paolo, non mi interessa, non la considero proprio. A me quello che riguarda è dove Intesa San Paolo può andare a parare. Se ha una resistenza in area 1,82, ci sono 4 milioni di pezzi, e quell'1,82 rappresenta una resistenza che la porta a 1,88 e viene rotta, state tranquilli che una volta rotto 1,82, anche se ci sono 4 milioni di pezzi, va a 1,88. Anche se a 1,83 gliene piazzano altri 3 milioni, 1,84 altri 2 milioni. Si ragiona così, il book è solo un inganno per l'utenza, non si deve mai guardare. Stavo dicendo che una cosa che mi ha fatto avere l'ulteriore certezza che il mercato sarebbe andato long era il fatto che, che sul mercato i book si ripresentavano con quantitativi in denaro in lettera molto più importanti rispetto a quelli che avevamo visto negli anni precedenti. Addirittura a me è capitato di vedere un'Intesa San Paolo o una Generali, e parliamo di due titoli capitalizzati sul mercato italiano, che all'uscita dei dati macroeconomici nel 2009, 2010, 2011 avevano il book vuoto, vuoto, addirittura con qualche tick di spread, una cosa incredibile, non aveva mai successo in passato.
Se voi osservavate il book nel passato e osservate il book attuale, è completamente diverso. Torniamo al money management. Come attuare un buon money management? Scelta di un paniere di titoli che sia di 4-5 titoli di qualità, mai titoli di porcheria, come dico io. Io non faccio SEAT, non faccio Tiscali, non mi interessa, e rimprovero l'utenza che fa questi titoli, perché sono titoli che è vero che possono andare a più 100, più 200, ma quando prendono la discesa, se uno non si sa stoppare, è una discesa infinita. Non c'è un limite, perché non sono titoli controllati o di qualità. Se voi guardate Generali Assicurazioni, no? E prendete un film del 68, il film era con Sophia Loren, quale? Ieri, oggi e domani, mia moglie me lo ricorda perché... Ieri, oggi e domani, a un certo punto passano le quotazioni di borsa sulla radio, film bellissimo, passano le quotazioni di borsa sulla radio e sentite la Generali. Generali Assicurazioni 110.000 lire, 110.000 lire, 55 euro 1968, cioè siamo a quotazione di 14-15 euro, quando eravamo a 11-12, Generali non è che, cioè Generali c'ha mezzo Veneto, Generali in termini di immobilizzazione c'ha mezzo Veneto, e non è una società che ha investimenti solo in Italia, è una società di grosso calibro in Russia, in Cina, in India, quindi il servizio che oggi fa Generali è migliore rispetto a quello che faceva nel 68 e quota un decimo rispetto a quello che quotava nel 68. Quindi se permettete, già un'analisi di questo tipo, di tipo spiccio proprio, mi porta a ritenere che io sarei un folle se mi metto a shortare un titolo come Generali, piuttosto preferisco aspettarla. Ecco un'altra strategia di money management: quando il titolo si poggia su supporti per comprare piuttosto che shortarlo. Se adotto una posizione di short, sicuramente lo adotto nel breve periodo. L'altro giorno ai miei ragazzi, a cui do i segnali operativi, ho detto: per me Generali nella fascia 16-17-45 è da shortare con primo target 17 e poi 16-70. Se Generali infatti lascia 17 euro, andrà esattamente a 16-70. Ecco, nel breve si può fare. Nel medio lungo, quando Generali mi torna verso i 12, 13, 14 euro, è da comprare, è un regalo, perché a quegli livelli Generali è sottocapitalizzata per quanto è il suo valore di mercato. Tornando al money management, come faccio io? Io guardo pochi titoli, 4-5 titoli, ripeto. Su questi titoli suddivido il capitale. Per esempio, su un capitale di 50.000 euro dedico, attenzione, 10.000 euro a Generali, 10.000 euro ad Intesa, 10.000 euro ad Eni, 10 ad Enel e 10 al Mini, al nostro Mini Fib. Quando faccio un ingresso o comunico un ingresso agli utenti, gli utenti non entrano mai col 100% di quella posizione su Generali, su Enel o su Eni o sul Mini. Noi facciamo, per esempio, il nostro 100% sui Mini sono 10 Mini. L'ingresso non è mai con 10 mini, è sempre con un mini, due mini. Su supporti più importanti andiamo un po' più pesanti, su supporti meno importanti andiamo più leggeri. Anche su Generali, su Intesa, mai acquisti col 100% del capitale, il 30, il 40, il 50, e mai un 4-5 acquisti coordinati. Mi spiego, se io acquisto Generali e acquisto Enel, ok, e acquisto il mini, gli altri due acquisti non li effettuo perché sono già dentro con quasi due terzi del capitale, e quindi quegli altri 20.000 euro me li conservo in caso di necessità, perché può sempre succedere una necessità, fermo restando che esiste lo stop, perché quella è la cosa che salva, ok? Perché rotto un livello si va sempre sull'altro. Ricordiamoci che se Intesa San Paolo rompe la fascia 1,78, il primo livello utile che va a guardare è 1,72, e vi garantisco che ci arriva. Rotti 1,78, Intesa va 1,72 e ci arriva. È inutile che uno compri 1,778, 77,2, perché tanto il prossimo livello di prezzo che Intesa andrà a guardare è 1,72. Allora lì si può appoggiare per fare un buon trading, acquisto per rivedere di nuovo l'area 1,78. Si ragiona sempre su livelli statici, mai su livelli dinamici. Torno a ripetere che adesso molti colleghi, e ne sono contento, sono tornati a ragionare su questi livelli. Ieri sentivo un collega che dava su
una mail dell'IT Forum, un livello di prezzo importante posizionato a 18,750. È un supporto statico, chissà come ci è arrivato. Nel passato questi ragionamenti non li facevano. Quindi guardatevi bene i supporti e le resistenze statiche e riuscirete a fare una operatività senza dubbio migliore rispetto a quella che potreste fare con le vostre resistenze e supporti dinamici. Perché il dinamico, ricordatevi che è sempre tracciabile a posteriori, mai a priori. Rientrando sul discorso del money management e ancora di più focalizzandoci l'attenzione, quindi mai inserire tutto il capitale in un'operatività. Mai. Mai utilizzare tutto il capitale per gli acquisti, anche se un soggetto si è, come dire, si è focalizzato su cinque strumenti. Se ne fai tre, due devono rimanere in disparte, li hai già fatti tre, hai già speso il 100% del capitale e ovviamente quello deve comportare il fatto che gli altri due, gli altri 20.000 euro devono servire come liquidità. Ma anche sui mini. Faccio un esempio di buon money management sui mini. Se noi acquistiamo un mini in area 19.030, che io considero un livello di supporto, e guardo alla fascia sotto successiva che è 18.780, 18.770, altro livello di supporto, dove io posso acquistare altri mini. Allora, come posso svolgere un buon money management? Innanzitutto devo sapere che se rompiamo la fascia dei 18.030, dei 19.030, 19.040, sicuramente il mercato tornerà a ritracciare verso il primo supporto utile, che è individuato a 18.780. Allora, se io ho acquistato un solo mini, che per me rappresenta, come ho già detto, il 10%, no? Posso anche abusare, no? Della mancanza dello stop e dire, se arriva nella mia fascia di prezzo in area 18.770, 18.780, acquisto 3 mini e faccio subito una buona media per riportarmi una media a 18.850 e quando il mini risale esco per esempio con 2 mini, quindi da 4 che ne ho esco con 2 e ne mantengo 2. Ma nel caso in cui il mio livello venga bucato a ribasso e mi va a 18.740, 18.735, i mini che io ho acquistato a 18.780, 3 mini, io li devo stoppare. Cioè mi posso portare il mio money management e quindi il mio portafoglio col 10% avanti, perché so che quel 10% per me rappresenta un minimo che alla fine, quando farà un buon movimento il mercato, lo vado a riprendere. Ma mai rimanere con tutti i mini dentro. Cioè se io so che i miei 3 mini hanno un supporto statico a 18.750 e mi va il prezzo a 18.720, io non devo intestardirmi e dire vabbè tanto torno su. Il mercato mi sta dicendo che non è come penso io, perché il mio pensiero sul mercato non c'entra nulla, è il mercato che fa se stesso. Prego. Quindi tu... Allora, quindi tu operi sempre uno stop loss e non fai strategie di copertura? No, mai. Strategie di copertura no. Ma non hanno senso. Cioè, se io ritengo che il mercato debba salire, allora io non sono per le strategie di copertura. E ho notato che nel tempo non hanno una grossa validità queste strategie, o quantomeno per essere adottate devono essere adottate veramente in maniera minuziosa e precisa e su strumenti validi che ti diano quella copertura su altri strumenti. Però nel tempo avete potuto constatare come diversi strumenti che erano considerati di copertura sono andati un po' a farsi benedire. Mi spiego. L'oro, prendiamo l'oro. C'è stato un momento in cui i mercati americani salivano, il DAX saliva, il nostro mercato saliva e l'oro saliva. Quindi era tutto scorrelato. C'è stato sempre insegnato che l'oro sale quando i mercati scendono. Giusto? Invece non è stato così per un periodo. Il petrolio. Ormai non se ne parla più del petrolio, ma se vi ricordate, 2 anni fa non si faceva altro che parlare del petrolio. Petrolio, petrolio, petrolio. Cioè ogni tanto la grande finanza si inventa, tra virgolette, degli strumenti sui quali ti porta a focalizzarti
facendoti dimenticare tutto il resto. Ma alla fine però la borsa è molto semplice, si deve ragionare sempre sugli stessi strumenti del passato e mai togliere l'attenzione e mai mettere l'attenzione sui nuovi strumenti. Vedrete che tra qualche mese lo spread non sapremo più che cos'è, cioè si inventeranno un altro strumento su cui ci focalizzeremo, sarà il platino, sarà il rame, non lo so, sarà qualcosa che muoverà i mercati sui quali loro focalizzeranno la loro attenzione e ci faranno focalizzare la nostra attenzione. In realtà il mercato si muove poi per fatti suoi e a prescindere da tutto, quindi strumenti di copertura validi purtroppo ho notato che oggigiorno non ce ne sono più e allora preferisco non adottarli. Se il mio pensiero è che il mercato sale perché ho fatto un'analisi tecnica e grafica che mi porta a dire che il mercato sale, senza intestardirmi adotterò posizioni in acquisto piuttosto che in vendita, però sempre con i dovuti stop loss. Sì, no, mi riferivo per esempio a un esempio di questo tipo: se tu vai long su un titolo che è molto correlato col nostro indice, intesa per esempio generale, lo sono, adesso ecco, vedremo anche allora questo. Vai long e vedi che invece va, non solo non va su ma cede, sì, un supporto importante di questo titolo, allora invece che liquidare la posizione in perdita uno potrebbe per esempio vendere un mini fib, una roba del genere, per in qualche modo marginare o comunque bilanciare questa posizione in perdita, capito? Per coprire, ecco, per coprire una posizione in perdita. No, no, è legittima la domanda che fai, però è una strategia che io non voglio adoperare, intanto perché, e riprendo proprio questa tua dichiarazione per parlare dei miei titoli, intanto perché ad esempio io ho sui miei titoli anche i segnali relativi all'indice, mi spiego. Se noi sovrapponiamo, e adesso lo faccio, un grafico del nostro indice al grafico di Intesa San Paolo e io vi tolgo il nome sopra, voi non riuscirete a dirmi qual è Intesa e qual è l'indice. Perché l'Intesa è anche Generali, vale anche per Generali. Perché Generali, ma soprattutto Intesa e indice, si muovono nella stessa misura. Quindi, rispondendo alla tua domanda, a meno che su Intesa non succeda un patatrac di qualunque tipo, ma io ho preso Intesa apposta perché Intesa è un titolo di qualità, io faccio sempre solo Intesa. Sul mio portafoglio non c'è Unicredit, come mai? Non c'è Montepaschi, come mai? C'è Intesa. Se io prendo Intesa, Intesa mi dà un segnale short e l'indice allo stesso modo mi dà un segnale short. Intesa rompe al ribasso 1,65 e l'indice rompe al ribasso 18.000, io devo andare short o quantomeno devo chiudere le mie posizioni long, perché il mercato mi sta dicendo, vedi che i tuoi strumenti, Intesa, Generali, l'indice, ti stanno dicendo che quello che tu pensi non è valido e non è il tuo pensiero che conta, è il loro. Così come al contrario quando si va long. Quando si va long ci sono certi strumenti che anticipano prima di altri. Per esempio Intesa aveva anticipato il long rompendo area 1,65 ancora prima che il nostro indice rompesse area 1,800. Quando il nostro indice ha rotto area 1,800, Intesa si è mantenuta sopra 1,65, c'è ritornata al test e poi è salita. Com'è? Anche Ubi, sì, ha fatto anche Ubi così, è vero. È vero. Quindi i target sono ambiziosi anche per Ubi e poi parleremo anche di questo. Scusa, lo stop che indicavi prima è inteso in intraday o chiusura di giornata? No, in intraday. Allora, se il mio prezzo mi viene rotto al ribasso, e io intendo come prezzo i miei supporti e le mie resistenze statiche o al rialzo nel caso in cui si tratti di un'operazione short e lo si esegue questo prezzo, la rottura di questo prezzo avviene durante il corso della giornata, non importa se a prescindere da tutto avviene in chiusura o meno e non importa nemmeno se avviene con volumi sui titoli, allora io devo considerare il prezzo successivo, perché se non è quel giorno e nei prossimi giorni saranno i prossimi giorni che il titolo andrà a guardare i prezzi successivi. Quindi se mi viene rotto area 1,65 per Intesa San Paolo e il grafico mi porta il prossimo livello 1,58, anche se quel giorno da 1,65 rimbalza 1,66 ma ha fatto 1,63,8 e poi rimbalza 1,66, la fascia di prezzo è stata rotta. Allora dovete sapere che queste trend qua che voi guardate sono di due colori, addirittura qua le ho portate di due colori per non fare troppe linee tra virgolette, ma anche nell'intraday c'è un'altra trend che io considero azzurra sul quale si può fare un buon
trading range, quindi una buona operatività. Nell'intraday io il mini lo utilizzo con le trend azzurre e noi facciamo sempre i nostri buoni 100-150 euro con l'intraday del mini, ma proprio con uno o due mini, non con tanti. Allora, vedete queste fasce, sono di colore giallo e di colore rosso. Quelle di colore giallo io le considero le trend statiche più importanti, quelle di colore rosso sono le meno importanti. Quando si rompe a rialzo una fascia di prezzo gialla, fascia di prezzo, vedete, non parlo di prezzo ma di fascia, che poi è di poco la mia fascia, cioè se io dico che 1,65,5 è un supporto statico, 1,65,5 non devo considerare il prezzo, cioè può essere 1,652, 1,656, 1,651, questa fascia di prezzo qui di 3-4 tick, perché so che la prossima fascia di prezzo è almeno 4-5 punti percentuali più alti. Difatti da 1,65 me ne vado a 1,72, quindi non sono pochi i tick che io vado a beccare se rompe 1,65, ok? Ma sono molti. Ecco perché non si può fare più uno scalping intraday come si faceva una volta di pochi tick, ma osservando i nostri supporti, le nostre resistenze statiche che vengono testati su prezzi del passato, non su, questi non sono pivot, si può capire dove il mercato può andare a parare in fase successiva una volta che questi livelli di prezzi vengono rotti. Prendiamo ad esempio, per esempio, la fascia 1,58,8, 1,51,1. Tra questa fascia c'è l'area 1,54,7, la vedete, c'è la fascia 1,54,7 che è rossa. Allora, quando io vado a fare un long alla rottura di 1,51,5, so benissimo che se succede per la prima volta che mi viene rotta una fascia di prezzo gialla, il mercato tende subito a guardare quella successiva in alto, che è la fascia 1,58,8. Quando poi il mercato ritraccia, io so che c'è una fascia intermedia rossa, quindi un livello di supporto intermedio ma più leggero rispetto al giallo, che può essere visto, sul quale il mercato può poi rimbalzare di nuovo. Quindi cosa può accadere? Che io acquisto alla rottura di 1,51,5 e me lo porto a target a 1,58,8. Quando il mercato va a ritracciare, il primo livello di prezzo che guardano non sarà 1,51,5 ma un livello intermedio che è 1,54,5, 1,55, e poi rimbalza sulla fascia gialla. Comunque alle 2 sarò ancora qua e poi, se vi va, parleremo meglio di tutte queste situazioni grafiche. Grazie.